la radio a pezzi. Tantissimi oggi in studio perché abbiamo anche degli ospiti. E che ospiti? E che ospiti, signore e signori, si devono autopresentare, secondo me. Non come tutti noi che presentiamo. Adesso gli ospiti per la prima volta si autopresentano. Bello, allora, chi abbiamo? Chi è questa graziosa signora? Prego, chi è? Io mi chiamo Alessandra Negretto. Sì, e poi questo baldo giovine chi è? Manuel Marchetti. Manuel Marchetti, oh. Alessandra Negretto, ma la prova del cuoco, signori! Buongiorno! La prova del cuoco, da dove arrivate? Da Ragogna. E come si chiama il vostro ristorante? Agriturismo Casa Rossa ai Colli. Mamma mia, incredibile. Allora, volete parlare un po' più vicino qua, mi raccomando. Allora, Manuel, ci avvicini, ci avvicini. Abbiamo rotto le scatole, abbiamo rotto le scatole al telefono almeno, voi avete vinto quante volte la prova del cuoco? 8? 8, noi abbiamo rotto almeno 10 le scatole. La Madonna! C'è con l'orario giusto poi. C'è, no? Tutto preciso, esatto. Stanno già arrivando dei messaggi che dopo andremo a leggere. Allora, com'è adesso, cioè, cosa succede nella vita di Manuel? E anche di Alessandro, chiaramente, dopo la prova del cuoco. Ma allora, succede che abbiamo lasciato la trasmissione da vincenti, nel senso abbiamo dovuto lasciare, perché ovviamente questa cosa ci ha portato un bel riscontro, abbiamo un sacco di clienti in più rispetto agli anni scorsi, dobbiamo avere più attenzione per loro, quindi abbiamo un attimino mollato, stiamo respirando e torneremo per le finali, però, perché ci siamo guadagnati la finale. Quindi queste 8 vittorie vi hanno portato alla finale. Certo. Friuli Venezia Giulia sarà in finale. Mi ha fatto una bella tirata, però ne valsa la pena, insomma, dai, sì. Quando sarà la finale? Ma dicono il primo o il 2 giugno, credo. Sì, sono ancora lì, anche loro in fase di definizione, ma a fine maggio, primi di giugno, insomma, ci comunicheranno. Sì, insomma, dai, facciamo un mese di maggio un po' tirato. Comunioni cresime presente, no? Quindi giusto. E dopo andiamo a rilassarci a Roma in finale. Una domanda e dopo ne parleremo ancora, ma potevate scegliere voi la ricetta o vi veniva un po' imposta, richiesta, com'era? 50-50. È stata una lotta dura. Abbiamo, no? Mandato delle proposte, poi loro in base a quelle ci sceglievano, insomma, ci hanno fatto diventare un po' matti, ma sì, ben combinato, dai. Questo è importante. È stato bravissimo Manuel a rattoppare tutte le cose, allora, perché bisognava dare un colpo al cerchio e un colpo alla volta. Mamma, no? Mia. Allora, poi sai, cioè, nello stesso mese portare tutti i prodotti che il Friuli offre, sì, si riesce, ma cioè, concentrato così non è facile, dopo un po' perdi un po' di... chiaro, non è facile spiegarli tutti, sì, perché c'è tantissimo qua, però insomma, sai, vabbè, dai, ma con tanto orgoglio l'abbiamo fatto, sì, guarda, veramente, grazie. Beh, ma il Friuli ovviamente vi ringrazia perché avete portato la bandiera e quindi è bene, finalmente, E noi ringraziamo il Friuli perché ci ha votato, ci ha portato avanti. Benissimo. È stata una cosa reciproca. Tra pochissimo parleremo anche di abbinamenti e qua abbiamo due bottiglie, signori, guardate. Sì, eccoci qua, due bottiglie che arrivano da un preziosissimo vino, si chiama Ronco dei Sassi. No, Sassi. Non far vedere. No, arriva... Tanto arriva Falling con Alesso di Trasacchis, come sempre. Alessandra Negretto e Manuel Marchetti. Manuel Marchetti. Ok. Questo è ispanico lui di origine, non sapevo. Non lo sapevo. Veramente? Aspetta, sì. No. Lo sai anche tu adesso. Dopo tre Long Island, vedo che era ispanico. Dopo tre Long Island. Perché al terzo ancora riesco a parlare. Allora, ascolta, quando nasce la passione per la cucina? Da sempre, dai. Perché, diciamo, scusate, giusto per fare un po' di chiarezza, lo chef è la ristoratrice, giusto? Esatto, ecco, questi sono un po' i ruoli. Ma quante ne sai il pezzi? Insomma, mi sono informato. Guarda, che pensa che ho iniziato facendo Malignani, per dirti, quindi tutt'altra cosa. Poi niente da fare, passione da studiare poca, passione per la cucina tanta, è stata una cosa così obbligata, dai. Beh, anch'io studiavo quello che è sotto te e come vedi, abbiamo capito tutto. E soprattutto abbiamo una cosa in comune, la passione per lo studio. Senz'altro. E quindi da sempre, sì, un po'. Sì, perché cosa vuoi,
a casa mia mamma cucinava, mia nonna idem, quindi insomma ho preso da loro questa passione, cucinava cose buone per fortuna, quindi è come il papà del Cobra, che salutiamo, Fabio, produceva il vino e poi lui ha preso, hai capito? Certo, devi ringraziare tuo papà. Ma io ringrazio mio papà. Assolutamente, sì, cioè, tu esisti grazie a lui, chi è? Ma, che lui viene all'andiano! No, anche no, lascia stare! Non credo, non è tipo, è più facile che vada io. No, ma è una dichiarazione in diretta. Invece Alessandra, tu sei una ristoratrice da sempre oppure no? No, io nasco, ma se ti racconto, io nasco come programmatrice, quindi vedi... Hai fatto il Malignani, no? No, torna. Ma i casi della vita sono questi. Non ti, non ti dico, sono partita col Commodore 64, se voi non sapete neanche che cos'è. Ma l'unica, forse la mischia la più giovane, ma gli altri, il Commodore lo so ricordano. Mamma mia. E dopo niente, è passata attraverso varie fasi della vita, promotore finanziario, poi ho detto basta, mi sono dedicata alla campagna e ho acquistato questa casa a Ragogna, in un posto fantastico, meraviglioso, certo. E mi sono innamorata appunto di quel posto, ho detto cosa facciamo, bisogna farlo vivere perché era talmente bello, quindi facciamo un agriturismo, 8 camere, e poi 2 anni fa ho detto qua la cosa è zoppa e quindi facciamo anche, completiamo il tutto e facciamo anche la ristorazione, quindi ristoro agrituristico, costituito una cooperativa di aziende agricole, è facilissimo, tutto ragazzi, a chilometro zero. È facilissimo, tu prendi un casale, lo trasformi, fai un agriturismo come ha fatto Alessandra, poi butti dentro le carte, butti dentro la cucina, chiami Emanuele Marchetti, vai solo uno, prova del cuoco, è facilissimo. E so due che te lo dico. No, guarda, la cosa, la mia fortuna enorme è stata di trovare Emanuele. Reciproco. Fortuna e sfortuna. Adesso, perché non hai visto che è finita la prova del cuoco, c'è una mente di stipendio costante mensilmente aumenterà. Allora è arrivato un personaggio, abbiamo tempo di farlo un attimo, c'è la pubblicità, chiamiamolo intanto, signori, Beppi alla radio Pezzi. Buongiorno. 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 Chiedo scusa se strappo le cuffie al tavolo. No, perché anche lui è un po' un produttore, macellerino, salumi. Sì, sì, ecco, sì, avremo modo di parlare, insomma, dopo le quinte, dietro la quinta. Ah, sì, vabbè, comunque vale, sono portato gelame, anche la prova del cuoco, cioè, mi fa un piacere. Vabbè, no, insomma. Non è che adesso già ci porti avanti. Allora, fermati qua un attimo, sì? Perché adesso andiamo in pubblicità. Ok. E dopo parleremo insieme con te, Emanuele e Alessandro. Ma abbiamo i consigli per gli acquisti. No, allora, i consigli sono lì. Prego, iscriviti al canale YouTube della Radio Pezzi. Allora siamo ancora con Alessandra Negretto e Manuel Marchetti. Manuel. Reduci dalla prova del cuoco, dove ho portato il Friuli di Venezia Giulia in finale ai vertici di questa trasmissione della Clerici su Rai 1. Ma com'è nata? Com'è nato questa avventura? A un certo punto siamo stati raccomandati. No, all'italiana. Consigliati. Dopo che l'Alessandra ha preso un campamento di terra, un casale, ha fatto agriturismo, ha capito, ha chiamato Manuel Marchetti, e lì il passaggio per andare alla prova del cuoco, quindi lo vediamo. Sì. Secondo me il segreto è stato taratata. Lì è tutto il trucco. E no, diciamo che un concorrente, Daniele Cortiula, che conosce benissimo, ha partecipato anche lui qualche anno fa, adesso non mi ricordo preciso quando, e praticamente ha fatto il nostro nome, sono venuti su Elio, il mitico Elio, il grandissimo su. Elio, che io proverò a chiamarlo, magari anche ci risponde. Ma prova, che ne sai, dai, se non è trasmessi, no, oggi non, no, non lavora sabato, Elio, dai. Figura. E niente, è venuto mi mando su. Fanculo sicuro, perché gli faccio queste improvvisate, però è venuto su, è rimasto colpito da tutto, insomma, dall'ambiente, da me, da lei, da tutto, e ha detto, buon, venite giù, siamo andati, dopo 1000 vicissitudini anche lì, date, Elio mandi, Crocco, no. Un signore che lavora alla produzione della prova del cuoco e fa questi casting in giro per l'Italia e va a scegliere praticamente, quindi è rimasto colpito più piacevolmente, viene invitato, sì, e dopo è nato, esatto. ha fatto bene. Tirerà su di quelle bombe per ogni posto dove va a fare il casting. No, che tranquillone, io fosse sul posto sì, ma lui è tranquillo, anche se ho un piccolo aneddoto di una notte romana. La ricetta preferita, o comunque diciamo sei più su un cuoco che fa più, cioè che gli piace far più carne, più primi piatti, più che ne so,
No, per... escludiamo i dolci. È già una cosa. Escludiamo i dolci che proprio non gli piace. Li va buonissimi, ma non gli piace. Se ti fa piacere, no? Sì, sì, sì. Qual è il tuo piatto di forza? Cioè, il tuo biglietto da visita come chef, quale sarebbe? Che piatto sarebbe? Questa è un po' la... non saprei risponderti, guarda, sono sincero. Non ho... Io il pollo. Mi impegno il pollo freddo. Cioè, io ci metto cuore sia a fare un tramezzino che a fare un piattone, perché proprio a me piace, capisci? Questa risposta è bellissima. Sì, non ho un piatto. Ti dirò che mi piace fare le minestre, per dirti una roba, proprio zero. Chi è? Aiuto. Ma devo dire che io il piatto che ho mangiato di più vita mia è stato quello narco dal i primi decorati. Ok. Sei, molto bene. Allora, non diciamo. Allora, a proposito, il biglietto da visita dello chef Emmanuel. Come piatto, quale sarebbe? Quale sarebbe? Piatto uno in particolare non c'è. Diciamo che a me piace cucinare tutto. Tutto bene con la stessa passione. Quindi ovviamente prediligo proprio il territorio, perché come giustamente diceva adesso il Cobra, bisogna. Sono effettivamente buoni, quindi. L'importante è sfruttare il prodotto, ecco, secondo me. Può essere una minestra, un piatto di lusso, un panino, che bisogna farlo comunque sempre. Ma perché certi vengono chiamati piatti poveri? Piatti poveri è... In realtà non sono poveri, tutt'altro. Ma proprio poveri perché... Della materia. Della materia? Povera... Frigo diciamo... weight! Frigo... c'è Calè, dici, no, quello che c'è. La minestra di fagioli è un piatto povero. Beh, perché? Insomma, povero perché chi poteva permetterselo... Non era proprio povero. È un piatto importante. Importante, sì, ok, sì, ok. Sì, benissimo. Sì. E per esempio, prima so che parlavi di pollo, di carne, che perché uno chef dovrebbe sapere anche consigliare il vino, giusto? Sì, sì. Ecco, per esempio, un bel piatto di carne, che ne so, un arrosto piuttosto che... Che vino abbineresti lui? Ma guarda, rimanendo sempre sui vini autoctoni. Tendenzialmente, beh, si abbinano vini rossi, no? Quindi anche magari un refosco, quelle cose lì, insomma, si può anche, adesso mi correggerai se sbaglio, c'è anche un refosco, un vino abbastanza importante e impegnativo, però in base all'annata, quindi se è fresco si può abbinare una carne un po' più leggera, poi se fai un arrosto, una scorpia. Sì, perché può essere... No, bro, non è dici cazzate. No, non è vero, hai ragione. È vero, perché ovviamente puoi fare un rosso d'annata. La parola del tuttologo. La parola del tuttologo. No, puoi fare un rosso d'annata, che è ovviamente meno più giovane, più fresco, oppure lo fai maturare in legno e quindi è un raffinamento più importante per piatti più importanti. Bene. Benissimo. Siamo quasi in chiusura prima del segnale orario, ancora facciamo ancora un due chiacchiere con... Tra l'altro, Beppi, lei è a posto? Ma io c'ho una mi è venuto una scete qua. Non sono fame. Una cosa che... Intanto voglio fare un saluto alla Smith, sa che vini, che piatti ha mangiato a tette fife la mia. Parliamo della seconda ora. Ascolta, all'agriturismo, il menù dell'agriturismo ha una linea o varia secondo la stagione, secondo quando ti svegli al mattino te? Stagionalità assoluta, perché stagionalità. Lavoriamo solo con aziende agricole, quindi quello che ci danno noi. In questo periodo quindi? Lui cucina. Ma adesso spara, sì, erbe, scopite, sì. Adesso sta spuntando il sambuco, sì. Quindi proporremo il nostro piatto più apprezzato, mettiamolo così, che è il risotto al sambuco. Il risotto al sambuco? Sì. Ah, quello con le mosche, buonissimo. Quello è un'altra cosa. Questo risotto Ugo. Ugo, ecco, va bene, ecco. Va bene. Allora, siamo in chiusura. Noi vi facciamo in chiusura, nel senso che della prima ora, dopo vi congediamo. Noi vi facciamo gli auguri naturalmente. Vi chiameremo di nuovo al telefono, in questo caso magari più avanti durante l'estate o il prossimo autunno, perché noi al prossimo sabato andiamo in vacanza. Che siamo in onda. È un anno che siamo in onda, quindi è l'ultima puntata. Noi vi facciamo gli auguri per la finale che si terrà i primi di giugno. Forza Friuli. Forza sempre. Già sapere qualcosa, può trapelare qualche ingrediente, qualcosa, o ancora tutto top secret che non si può? No, diciamo che vorremmo portare appunto qualcosa col sambuco e probabilmente questo risotto poi ovviamente abbinato a qualcosa di particolare, vedremo. Dai, ci stiamo pensando, ma finché non si danno ancora, non ci chiedono niente. Anche perché poi la scelta ultima è loro, quindi noi sì, possiamo proporre, ma allora, loro... Ci sono degli chef che scelgono Il gatto è meglio di no. Il gatto no, sei fuori. Domanda, visto che la signora parte come programmatrice, non è che adesso lei chiamerà qualche hacker russo per influenzare la votazione finale, no? Come nelle elezioni di Trump con la Clinton.
Allora sentiamo Alessandra Negretto e l'agriturismo Casa Rossa ai Colli di Aragogna. Benissimo, salutiamo Manuel Marchetti. Grazie, grazie mille. Chef e amico soprattutto, grazie di essere qua con noi. Grazie a voi. Segnale orario, tanti auguri per la finale della prova del cuoco. La Radio Pezzi ci sarà, fidatevi. Segnale orario, vada.